Per me la pittura è in qualche modo sempre stata uno strumento e non un fine, quindi diventa uno strumento per esprimere delle poetiche, dei pensieri, delle sensazioni, quel qualcosa che magari razionalmente non hai ancora capito, ma che la pittura e il suo farsi ti permette di... Per cui, spesso e volentieri l'interazione con il senso del lavoro avviene a posteriori, una volta che il quadro è dipinto e capisci che diavolo hai combinato. E la scelta dei lavori in mostra è legata, diciamo, a vari elementi. Uno, innanzitutto, di relazione, essendo un progetto comune a me e a Sara. Quindi andava selezionato una parte del mio lavoro che interagisse con quello suo. Il secondo punto che abbiamo deciso di valorizzare è quello temporale, quindi sono tutti lavori molto recenti. E questo è il secondo elemento. E il fatto che nell'ultimo periodo io abbia lavorato su questo tipo di soggetti, a partire dal periodo di chiusura di febbraio-marzo, eccetera, è una cosa che mi risulta in qualche modo significativa, nel senso che è un qualche cosa che mi mette in relazione da una parte con un tentativo che Davide Dall'Ombra ha evidenziato nel suo testo, di relazionarmi con l'umano attraverso, diciamo, un filtro che è quello dell'animale, nel quale si può tentare di scavare fino a dove non potrei spingermi attraverso l'uomo, se non attraverso una relazione estremamente forte, diciamo. Quindi la scelta è caduta, diciamo, per queste ragioni. Questi sono, diciamo, due gruppi di opere. La prima è quella appena entrati, è una serie, sono tre opere di relazione, diciamo, in cui gli animali interagiscono tra di loro, creando un'idea di casa e di famiglia, per cui questa relazione che a me parla molto proprio di protezione, di accoglienza, è un discorso che... Questo in particolare era il quadro principale della fine dell'anno scorso, questo, e rappresentava l'idea di una mostra in qualche modo politica, nel senso proprio di accoglienza e di rapporto con l'altro. In questo caso c'è proprio questa figura che sembra in qualche modo in balia, però allo stesso tempo affidata alle cure di questa figura, che tra l'altro iconograficamente il capro, la capra nera, eccetera, può essere rappresentata anche come qualcosa di negativo, mentre in questo caso la vedo estremamente materna proprio nell'accezione divina, no? Del Dio donna, Dio mamma, anche in questo senso. La seconda parte invece è proprio una vera e propria analisi in qualche modo anche sull'umano attraverso animali che sono animali in stretta relazione con il circo e lì entra in gioco tutta una questione di rapporti, come dire, di relazioni impari tra un soggetto prevaricatore e uno che viene violentemente prevaricato. Detto questo, sui contenuti, diciamo, della pittura, quello che poi rimane dal punto di vista più formale è un lavoro che è sempre in qualche modo molto legato alla figurazione, anche questo è un elemento che ha colto molto bene Dall'Ombra nel testo, cioè è un lavoro
che non pone l'accento, come capita spesso, ma che secondo me è un elemento molto più avanguardista che contemporaneo, sul linguaggio quanto sul contenuto. E per me la pittura è in qualche modo sempre stata uno strumento e non un fine, quindi diventa uno strumento per esprimere delle poetiche, dei pensieri, delle sensazioni, quel qualcosa che magari razionalmente non hai ancora capito, ma che la pittura e il suo farsi ti permette di. Per cui spesso e volentieri l'interazione con il senso del lavoro avviene a posteriori, una volta che il quadro è dipinto e capisci che diavolo hai combinato o che cosa ti rimanda la pittura. E quindi questo elemento per me è importante, proprio perché l'elemento del dipingere è un qualche cosa di estremamente importante nella mia vita e anche proprio nel mio equilibrio generale. Il rapporto con Sara presente nella mostra nasce, e che peraltro si trova evidenziato in questa sorta di doppio ritratto che può essere considerato una sorta di doppio autoritratto in cui io sarei la bestia e lei la bella, ovviamente, per ovvie ragioni. Diciamo che il punto nasce uno dal fatto che noi, oltre a essere una coppia nella vita, siamo anche una coppia di artisti che vive e lavora a stretto contatto. E quindi inevitabilmente il lavoro dell'uno entra comunque in relazione, in frizione, in contrasto, cioè crea comunque una serie di cose riguardo all'altro. E quindi diventa per me sempre interessante cercare di capire che cosa appunto formalmente o dal punto di vista dei contenuti, della poetica, di tutte queste cose qua, risulta, cioè scivola da una tela all'altra, da un lavoro all'altro, pur essendo fortunatamente molto diversi e individuabili l'uno dall'altro. In questo caso l'idea, che è un'idea nata da Davide dall'ombra nell'ipotesi di mostra, è quella di questo filtro che risulta presente in entrambi. Per cui laddove il mio lavoro, come dicevo prima, nasce dalla sfera dell'animale, quello di Sara è caratterizzato da sempre da una relazione molto particolare con il cinema, nel senso che il cinema diventa per lei un contenitore, una sorta di atlante infinito, nel quale è una sorta di mondo parallelo nel quale può trovare fondamentalmente tutto, e parallelamente a questo le consente di mantenere anche in questo caso un distacco attraverso questo filtro che spesso e volentieri ti permette di andare dove sarebbe difficile andare altrimenti, in una modalità diversa. E quindi il senso di questa mostra nella mostra è proprio quello di cercare di vedere appunto come due artisti, dietro fondamentalmente alla stessa finestra, hanno visto cose molto diverse tra di loro. Ripeto, dalla stessa finestra però, e nello stesso tempo. Peraltro, anche nel caso di Sara, diverse delle tele qui presenti sono lavori che sono comunque o stati dipinti direttamente in quel periodo o comunque sono in stretta relazione con questo periodo particolare dell'ultimo anno. In particolare, il lavoro più grande che è in mostra è una tela che ha avuto una gestazione lunghissima e anche dolorosa, dovuta proprio alla fatica di rimanere in contatto
con una cosa che ti richiede una relazione costante, laddove però tu cambi continuamente come dire, le emozioni, le difficoltà, eccetera, che vengono da uno stato straordinario come quello che abbiamo vissuto in questi mesi. Questa tela per me è straordinaria proprio per questo, perché riesce a mantenere una sua unità nell'insieme, pur evidenziandole queste tensioni, diciamo così. Ok, e invece Marco, se dovessi scegliere in qualche modo un quadro, un'opera o un autore che ti parla particolarmente della collezione permanente, tu dove ci porteresti? Allora, io al di là della singola opera, e diciamo che sicuramente la sala dedicata a Schifano è quella che io sento di più, in quanto è indubbiamente il pittore più importante della seconda metà del Novecento italiano. Ma soprattutto al di là del lavoro che io amo, perché come nel caso di Picasso e di altri artisti, in realtà anche non così importanti, esprime una vitalità e una, come posso dire, proprio un'energia creatrice, che è un qualche cosa che mi è estremamente distante e che quindi trovo estremamente affascinante. So, questa proprio bulimica facilità nel creare roba attraverso il colore, le forme, le immagini, questo che avviene attraverso linguaggi diversi, momenti diversi, c'è proprio un cazzo di vulcano infinito. E questa cosa la trovo straordinaria. L'elemento che però mi interessa di più rispetto a questo aspetto appunto della collezione è proprio legato al fatto che un museo è straordinario di per sé come luogo, è un luogo sacro per me, perché oltre a presentare una serie di manufatti di solito straordinari, però che rimangono manufatti, dà la possibilità di creare attraverso questi delle connessioni, dei pensieri, di parlarti di un tempo, di una modalità, di una possibilità. In questo caso, quei quadri, tra l'altro con quelle sculture attorno, parlano di un momento che nello specifico è il 1988, in cui la regione e quindi tutto l'apparato culturale e politico della regione si sono presi un rischio enorme allora di invitare un pazzo tossico geniale come Schifano, chiedendogli fondamentalmente di rimanere qui per un paio di mesi e dipingere delle cose che poi sarebbero state esposte. Schifano è quello che, per dirne una, a un collezionista che gli chiese di fare un quadro, si fece pagare il quadro e lo vendette a un altro. Quando questo lo rimproverò di non avergli dato il quadro, lui gli disse tranquillamente: tu mi hai chiesto di farlo, io il quadro l'ho fatto, non mi rompere le palle. Quindi questo era il personaggio, e di fronte a queste cose, che erano estremamente note all'epoca, si è corso comunque il rischio di avere un personaggio del genere qui, che ha permesso a questo museo di avere oggi delle cose straordinarie, ha permesso alla città di Aosta allora di avere una mostra straordinaria, e questo ci fa capire quanto sia importante l'approccio che ha la cultura, la politica, in questo caso nei confronti dell'arte, quali possono essere i rimandi che questa dà alla collettività, poi attraverso sia il temporaneo, come il caso della mostra, quanto un tassello che rimane nel tempo, e infatti le opere sono in collezione in mostra. In termini chiaramente molto diversi, ritengo che Viviana, nel caso di questa mostra, che ha avuto una
un percorso lunghissimo e che è stata formalizzata poi in modo straordinario per me da Casa Testori attraverso Davide Dall'Ombra, ha fatto la stessa cosa, cioè ha cercato di dar fiducia a quella che poteva essere un'energia in quel momento, e il risultato è la mostra che abbiamo qui davanti adesso.